specchia la pronta replica di Matteo Secchi di Venezia.com rispetto alle parole del sindaco Brugnaro. Sentiamo. Il sindaco Brugnaro continua ad insistere con questa storia che Venezia si spopola perché le persone muoiono. Sì, è vero, il saldo morti e nati è negativo e muoiono molte più persone, però abbiamo dimostrato con i dati quest'estate, con una conferenza stampa, che Venezia si spopolerebbe lo stesso anche con il saldo, solamente con il saldo chi esce e chi entra. È una risposta a stretto giro al sindaco Brugnaro, quella di Matteo Secchi, che con i volontari di Venezia.com conduce, oramai si può dire da decenni, una battaglia a tutti i livelli contro lo spopolamento e per la residenzialità a Venezia, e che, dati dell'anagrafe alla mano, aveva già dimostrato quali fossero i movimenti demografici nel comune. Le persone possono essere costrette ad andarsene perché la città è troppo cara o perché oramai non si trova lavoro che non sia nel turismo, ma i motivi per cui Venezia cala di abitanti non è o non è solo la morte fisica dei suoi residenti. Anche la storia che ci sono molte persone che abitano a Venezia e non hanno la residenza, è vero, sì, ce ne sono, ma ci sono anche tantissime persone che hanno la residenza a Venezia ma non abitano a Venezia, e quindi va a pareggiare il discorso. E Venezia si spopola, appunto, non ci si può arrampicare sugli specchi, è un dato di fatto che succede da decenni. C'è poi un mercato del turismo totalmente fuori controllo, tutto quasi oramai albergo, bed and breakfast, resort, hotel, pensione, residence, locanda e affittanza turistica. Come pesce d'aprile, Venezia.com ha diffuso la notizia che ora a Venezia si può soggiornare anche in gondola, un'esagerazione che però porta con sé un messaggio più serio di quello che si pensi. Abbiamo preso in giro il fatto che qui a Venezia si affitta indiscriminatamente a tutti tutto. E quindi abbiamo messo in mezzo la gondola, che magari un domani succederà veramente. Andiamo a...